A Piacenza la ripresa economica è più lenta di quanto non accada nel resto dell'Emilia-Romagna, ma l'uscita dal tunnel si intravede e porta il marchio della grande industria manifatturiera, metalmeccanica, della logistica e dell'agricoltura. Nella logistica trova lavoro il 15% degli occupati. Quest'anno l'incremento del PIL provinciale dovrebbe attestarsi attorno all'1,3%. La ricchezza è distribuita sul territorio in maniera uniforme, 25.000 euro è il reddito medio per contribuente. Di questo parla l'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Aster, incaricato da Conad di realizzare uno studio sulla comunità del territorio. Il lavoro è stato presentato nel corso del dibattito Piacenza, persone, comunità e valori, che si è tenuto nella Sala dei Teatini, evento che si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Conad, Il Grande Viaggio Insieme. Tutti d'accordo sul fatto che Piacenza dovrebbe imparare a fare sistema. Contemporaneamente, nel territorio piacentino, e non solo Piacenza città, si concentrano due fenomeni: il massimo di ipermodernità, Amazon, Ikea, la logistica, il polo del ferro, il polo del pomodoro, l'agricoltura eccellente. Però il problema è che se queste cose non vengono e non diventano processo collettivo, hai una situazione in cui anche il sociale è in difficoltà. Piacenza sta vivendo l'epoca barocca, quindi di tanti dettagli e tutti estremamente curati, tutti positivi. Il rischio che corre è non arrivare a quello che ha seguito il barocco con della specializzazione, ma invece a rimanere così incompiuta, senza un'anima. Nel progetto sono stati coinvolti anche alcuni studenti del liceo Respighi. Senz'altro anche per gli eventi successi nelle scorse settimane sul Fax, agli eventi di Risse, li abbiamo collegati spesso a momenti di noia e, a cui spesso i giovani non sanno reagire. Sicuramente le scuole hanno un ruolo da protagonista, nel senso che devono essere un luogo di aggregazione e possono fornire tanti momenti di collaborazione. Particolarmente suggestivo l'appuntamento musicale che ha seguito il dibattito alle 21 sempre nella Sala dei Teatini, dove il maestro Peppe Vessicchio ha diretto un concerto con i solisti del Sesto Armonico.